Hey ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video, io sono Ace e benvenuti in questo nuovissimo episodio di FIFA 20 Mobile. Ragazzi, i Toti, i Team of the Year sono finalmente arrivati su FIFA 20 Mobile e solo per questo fatto qua vi invito a superare i 600 mi piace ragazzi, ripeto i 600 mi piace per vedere domani. E ripeto, domani i consigli per questo cavolo di eventi per quanto riguarda gli attaccanti del Team of the Year, detti anche in poche parole i Toti. Quindi mi raccomando, vi vorrei avvisare che ho attivato gli abbonamenti ragazzi sul canale, quindi se vi volete abbonare, se volete supportare il sottoscritto, potete farlo tranquillamente andando a cliccando sul pulsante che sta a fianco al tasto iscriviti. Se non funziona da mobile, andate sempre tramite mobile ragazzi, nella versione desktop, quindi andate sul, ovviamente su Google, sulla versione Google, mettete modalità desktop, mettete il mio canale, da lì troverete la schermata, ovviamente abbonati. Poi non so se c'è anche per mobile, non mi sono informato. Ci sono tantissime tipologie di supporto che mi potete dare, quindi vi potete abbonare a livello 1, livello 2, livello 3, livello 4, livello massimo. Ovviamente ci sono i vantaggi per ogni livello, ovviamente meno si paga, cioè meno si supporta e meno vantaggi si hanno. Però tipo ci sono dei vantaggi dove potete essere salutati ad ogni mio video, quindi affrettatevi ad abbonarvi, perché ad ogni cavolo di video vi saluterò sia ad inizio video che sia a fine video. Quindi mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, seguitemi su Instagram che trovate tutto quanto qui in alto, vedete anche voi, e buona visione. Ok ragazzi, bentornati qui sulla schermata del mio computer. Come potete benissimo vedere, sono ritornati per il terzo anno di fila i Team of the Year su FIFA Mobile in generale. Non so se questo qua è il terzo anno o il quarto anno, dovrebbe essere il terzo se non ero, perché ho visto due... No, forse è il quarto. Boh, non vuol dire cavolate, però vi sto dicendo che ho incominciato nel 2017. Eh sì, 2017, 2018, 19, 20. Questo qui dovrebbe essere il quarto anno di fila, ragazzi, che vedo i Team of the Year. Non vuol dire cavolate, correggetemi voi che mi seguite da davvero tanto tanto tempo. Ovviamente solamente coloro che mi seguono dai tempi dell'altro canale. Quindi grazie mille a chi lo scriverà qui sotto nei commenti. Allora, Toti è qui, inizio 2020 con uno dei più grandi eventi calcistici dell'anno. Completa le prove, ottieni punti squadra dell'anno da spendere nelle offerte basate sui ruoli attaccante, centrocampista e difensore. Seguici su Twitter per altri aggiornamenti, bla 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 bla. Il solito link per andare a loro, diciamo, non è Instagram ma Twitter, scusatemi che ho sbagliato. Però se cliccate qui ragazzi vi fa andare automaticamente sul loro Twitter, che vi consiglio di seguire perché avvisano sempre di tutto. Andiamo a vedere subito l'evento, non perdiamoci in chiacchiera. Anzi no, prima di andare all'evento andiamo al negozio ragazzi, che vi faccio vedere anche cosa c'è nel negozio. C'è il pacchetto da 2 euro qua tranquillamente. Dopo che si sblocca questo, si sblocca questo qua che danno solamente 500.000 crediti. Uno dice che me ne faccio 500.000 crediti, non lo so manco io amico mio. Però col terzo pacchetto vi danno Sterling sin da subito ragazzi, Sterling che dovrebbe essere riserva o nominato, no nominato, ok, dei Toti, che non è malaccio ragazzi. AS, vediamo un po' le sue stats. 80 di tiro da lontano non mi fa impazzire, devo essere sincero. 4 di piede debole, non è malaccio. C'ha l'elastico, non c'ha la bicicletta. Raga, non mi fa impazzire, però non è nemmeno malaccio, dai. Però dato che tutti quanti l'hanno sbloccato per quanto riguarda il tour mondiale, non credo che vada a costare tantissimo. E poi mi potrei sbagliare, Poi invece col quarto pacchetto vi danno 250 punti attaccante, ma dovrete già shoppare tantissimo, cosa che ovviamente vi sconsiglio. Poi ci sono i gettoni offerta attaccante, ci saranno anche i gettoni offerta centrocampista appena usciranno, e i gettoni offerta difensori appena usciranno. Ovviamente i portieri fanno parte dei difensori, ancora qualcuno fosse nuovo e non conoscesse come funzionano i Team of the Year, cioè i Toti. Non mi chiedete quando usciranno i centrocampisti, perché non lo so se usciranno cioè già da oggi o se ci vorrà una settimana come nello scorso anno, non lo so sinceramente. Comunque ovviamente come si gioca molto easy, completa probabilità per ottenere punti ruolo, ottieni più energia Toti dalle partite sfide giornaliera e dalle offerte speciali. Qui ovviamente spendi punti ruolo Toti nei capitoli attaccante, centrocampista e difensori. Ottieni gettoni titolari ritirando i nominati e scegli i tuoi titolari
Toti. Ovviamente quest'anno è abbastanza diverso perché hanno aggiunto, come al solito, che palle, aggiungerei l'energia per ogni evento, e mi dà davvero troppo troppo fastidio tutto ciò, perché avrei preferito utilizzare l'energia normale, dato che a noi non serve a niente l'energia normale. Cioè, io ragazzi non riesco mai nemmeno ad utilizzare metà dell'energia. Ora che ho finito il tour mondiale, ho finito tutte le campagne, ditemi voi se invece riuscite. Ma si dovrebbe giocare tipo 24 ore su 24 per terminare, nemmeno terminare tutta l'energia, almeno superare la metà. Però vabbè, sono dettagli. Ovviamente qui per ora è solamente sbloccato l'obiettivo attaccanti, quindi ci sono solamente gli attaccanti, poi ci saranno qui i centrocampisti e poi ci saranno i difensori, e ovviamente si aggiungeranno altre due schermate, anzi tre, perché poi ci saranno gli utoti, gli ultimate toti, ragazzi, che dovreste sapere cosa sono, cioè sono i migliori dei toti, ragazzi, messi in una carta ancora più forte, davvero molto 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 fighi. Poi ci sono ovviamente le pubblicità, quindi si possono ottenere punti dalle pubblicità, da questi eventi qua, tramite energia e tramite le partite, che in questo caso la prima è contro il Barcellona, che ci dà ben tre gettoni in generale toti, che siano attaccanti, centrocampista e robe varie, perché qui sono tre, che tre equivale, tre di energia equivale a un punto e sei di energia equivalgono a due punti. Giustamente la matematica non è ovviamente un'opinione. Poi giustamente qui, dopo che si vincono 10 serie di partite, quindi oggi la prima è Barcellona, domani e quindi fra 10 giorni in poche parole, ci daranno il logo Toti, che a parer mio è davvero molto molto bello, e sarei veramente curioso di vedere come sarà quello invece movimentato, che sinceramente non l'ho ancora visto. Poi non lo so, io non ho ancora visto bene la schermata degli attaccanti, sapete, qui sono i punti attaccanti, questi qui sono i tre attaccanti, ragazzi, Mané, Mbappé e Messi, ragazzi, quindi davvero tanta tanta roba. E poi qua ci sono gli attaccanti Toti in generale, che le offerte titolari utoti si sbloccano entro questa settimana. Ah, quindi se le offerte utoti si sbloccano entro questa settimana, mi sa che già da oggi dovrebbero uscire i centrocampisti e domani i difensori. Perché se escono già le offerte titolari utoti, cioè gli ultimate utoti, ragazzi, ritira tutti i titolari attaccanti per ottenere un attaccante tutti ultimate. Per acquistare i titolari utoti futuri devi utilizzare 400 gettoni titolari a TT. Come a dire, shoppa che avrai tutto quanto. Mamma mia che cosa brutta. Andiamo a vedere se qui c'è il logo tipo movimentato. No, attenzione, c'è Ronaldo. Ma che cosa, si possono già prendere questi? No, rimangono così accesi. Vabbè, ci sta, ci sta. Giustamente, come funziona, ragazzi, è un percorso dove l'utilità di questo percorso sarà di sbloccare i nominati, ragazzi. Perché? Perché lì ci danno i gettoni titolari. Gettoni titolari che con quelli là si prendono uno dei tre titolari, perché più di uno è completamente impossibile. Anche se forse non ho ancora fatto i calcoli, ragazzi. Se li avete fatti i calcoli, fatemelo sapere qui sotto nei commenti, che e poi mi vado, cioè non vado a fare i calcoli perché già li avete fatti voi, quindi vado a risparmiare tempo. Grazie a chi lo farà, ovviamente, gli lascerò il cuore tutto quanto. Però appunto ci sono loro tre ragazzoli, più di uno non credo si possa fare. Ogni anno ci hanno dato la possibilità di riuscire a sbloccare almeno uno dei toti attaccanti, cioè titolare, scusatemi. Quindi secondo me uno dei tre lo si potrà sbloccare tranquillamente senza utilizzare gemme. Vi sto dicendo una cosa così. Poi ovviamente bisogna andare a vedere quei calcoli, anche perché questo evento è completamente diverso. Lo vedo molto privo di contenuti in confronto l'altra volta. Anche se qui comunque danno potenziamenti. Sì. Ah, comunque i punti titolari li danno anche da qua. Ok, perfetto, non me ne ero accorto. Quindi, però immagino solamente su quello, sulla linea principale, giusto? Sì, solamente sulla linea principale. Quindi qui giustamente ogni tanto, tipo qua, no, tipo qua, ecco, danno altri punti qua in mezzo, ragazzoli. Quindi ci sta. Danno dei fuori classe, che ok, non servono quasi a niente. Però, cioè, ci sta, dai, ci sta. Un'altra elite, perfetto. C'è Aubameyang, non me ne ero accorto. Però a T, che cacchio serve a T? Lewandowski, che mettono sempre la solita esultanza, una cosa incredibile, e non serve mai, non li frega mai a nessuno. Sono curioso di vedere Aguero, ragazzi, e anche Neymar, devo essere sincero. Neymar AS c'è sempre. La cosa che mi dispiace, ragazzi, è che Ronaldo è stato utilizzato come nominato e basta. Cioè, veramente non hanno scelto Ronaldo. Ci ve l'ho sempre detto, ragazzi, non ci sarà secondo me in questo FIFA una card dedicata a Ronaldo. Non esisterà. Poi dico io, perché con la faccia e basta? Cioè, perché con la faccia e basta? Perché Neymar c'è e sta il fisico? Aguero c'è il fisico? Lewandowski c'è il fisico? Aubameyang c'è il fisico? Benzema il fisico? Son, Firmino, Silva, tutti hanno il fisico? Tutti, e ripeto, tutti hanno il fisico? Tranne Ronaldo. Tranne Ronaldo, regà. Perché? Che gli ha fatto di male a FIFA Ronaldo, ragazzi? Cioè, è tutto gomblotto, è un gomblotto, ragazzi, è un gomblotto, ragazzuoli. Cioè, come si può? Perché l'hanno fatto così brutta la card?
Cioè, è assurda come cosa. Perché? Perché giocherà solamente nella Juventus e nessun giocatore della Juventus ha il fisico, a quanto pare. Perché? Perché non vogliono mettere la divisa. Secondo me è così, perché non possono mettere la divisa e robe varie. Poi non lo so, fatemelo sapere questo nei commenti. Però fa cagare sto fatto. Soprattutto perché è una penalizzazione per tutti coloro che sono juventini. Perché non avranno una squadra bella visibilmente. Cioè, a parer mio, visivamente, visibilmente, chiamatela come cavolo volete. Però vabbè, va bene così, dai, che ci possiamo fare. Secondo me anche per sto fatto qua, che non hanno messo Ronaldo tra i toti, perché non possono mettere il fisico. Poi non lo so, ragazzi, se su console è la stessa cosa, però qui su mobile è così. Vabbè, robe varie, quindi questo qui è l'evento, ragazzi. Giustamente, cosa vi consiglio? Ora come ora giocate sempre. Non dimenticatevi mai la partita da giocare giornalieramente, stavo per dire, grande ace l'italiano, GG. Vabbè, ragazzi, è pure tardi, sulle 3 di notte, quindi capitemi. Quindi giocate sempre questa partita che si aggiorna ogni giorno. Guardate sempre le pubblicità, mi raccomando, che sono 3 al giorno, giusto? Sì, che sono 3 al giorno e giocate sempre all'evento e non perdete mai energia, non fatela mai arrivare a 24, 24esimi, se si può definire così. Ovviamente non lo so, se sapete quando si aggiorneranno le altre schermate, fatemelo sapere qui sotto nei commenti. E ok ragazzi, io non ho altro da dirvi, devo essere sincero, diciamo che è durato abbastanza il video, porco cane, già 11 minuti, grazie mille a tutti quanti coloro che hanno visto questo video. Vi ricordo sempre che se volete abbonarvi lo potete fare dal pulsante che per l'appunto sta a fianco al tasto iscriviti, grazie mille a tutti coloro che lo faranno. Iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e che altro? Grazie mille ragazzi, ma io non posso fare altro che salutarvi, ciao! Thank you.